soluzione del degrado, dei problemi di Roma capitale d'Italia può arrivare anche da un libro. Sentite. La capitale va liberata perché oggi Roma è prigioniera della cattiva politica degli ultimi 10 anni, è prigioniera della pessima amministrazione. Un grido d'allarme per salvare la capitale. Liberare Roma è l'ultimo libro di Francesco Del Zio. Un'analisi lucida e precisa dei tanti problemi che affliggono la città eterna. C'è una questione che va risolta prima di costruire qualsiasi rilancio per la capitale, il gravissimo social divide che oggi separa come fosse un muro la cittadella dei ricchi del centro storico dalle immense periferie romane. Soffocata da inerzie e privilegi, Roma è in grave pericolo, non c'è più tempo, bisogna agire. L'arrivo di Mario Draghi alla guida del governo del paese potrebbe segnare una vera e propria rivoluzione, anche per Roma, perché Roma ancora più del paese ha bisogno di quella scossa manageriale, di quel sistema di competenze che Draghi porterà al nostro paese. Far rinascere Roma non è una missione impossibile, ma servono coraggio, impegno e partecipazione. Questo libro è un grande atto d'amore verso la capitale e vuole dare anche un messaggio di speranza molto forte, perché contiene un piano strategico per il rilancio della capitale che nella città eterna mancava da almeno 15 anni. Un piano che va realizzato con una carica di managerialità. Io parlo nel libro di 100 manager al servizio della città per cambiarla radicalmente.